Trattiamo oggi di collegamento di condensatori in vari modi, in particolare in serie e in parallelo. Ricordiamo le principali informazioni che conosciamo sui condensatori. La capacità di un condensatore è definita come il rapporto fra la carica presente sulle sue armature e la differenza di potenziale tra le armature stesse. Inoltre, per un condensatore piano, quindi un condensatore costituito da due armature piane e parallele, a condizione che la distanza tra le armature sia piccola rispetto alle loro dimensioni, vale la seguente relazione. La capacità del condensatore è uguale ad epsilon, la costante dielettrica specifica del materiale presente tra le armature del condensatore, quindi qui dentro, per la superficie diviso la distanza tra le armature. Quindi la superficie dell'armatura diviso la distanza. È fondamentale qui notare che la capacità di un condensatore è sì proporzionale alle dimensioni delle armature, ma anche inversamente proporzionale alla distanza, dando la possibilità di aumentare la capacità diminuendo le dimensioni del condensatore anziché aumentandole. Poi sappiamo anche che è possibile ottenere delle capacità equivalenti collegando fra di loro dei condensatori. Per esempio, se colleghiamo due condensatori in serie, quindi con uno schema di questo tipo. Questo è un modo molto schematico per rappresentare due condensatori collegati in serie. Questi simboli vengono utilizzati per indicare condensatori anche quando questi non siano piani. Richiamandoci al condensatore piano si usa questo tipo di simbologia, ma in realtà viene usata per qualunque tipo di condensatore, qualunque sia la sua forma. Allora, la caratteristica del collegamento in serie è che la seconda armatura del primo condensatore è collegata insieme alla prima armatura del secondo. Invece, ad essere collegati al generatore per il caricamento del condensatore sono soltanto la prima armatura del primo condensatore e la seconda armatura del secondo, o se i condensatori collegati sono più di due, in generale soltanto la prima e l'ultima armatura sono collegati ad un eventuale generatore, che dobbiamo immaginare collegato quindi all'estremità di queste due armature. Il simbolo utilizzato per indicare un generatore, che per il momento io sto solo disegnando schematicamente, mettendo il più e il meno ad indicare i poli del generatore, polo col potenziale più alto e polo col potenziale più basso, in realtà nei circuiti si utilizza questo tipo di simbolo qui, dove la lineetta verticale lunga indica il potenziale maggiore, la lineetta verticale corta indica il potenziale minore. Le altre linee che ho disegnato in orizzontale sono i collegamenti. Allora, nel momento in cui colleghiamo due condensatori in questo modo, supponendo che la differenza di potenziale generata sia di delta V, quello che succede è che il generatore porta cariche direttamente soltanto sulla prima armatura e sull'ultima armatura. Se sulla prima abbiamo una carica Q, sull'ultima armatura abbiamo una carica meno Q. Il generatore altro non fa che trasferire cariche da un'armatura all'altra. Ora, i condensatori collegati in serie hanno questa caratteristica. Le armature che stanno nel mezzo, quelle che non sono in alcun modo collegate al generatore, sono però collegate fra di loro. Queste due formano quindi un unico conduttore. Conoscendo come si comportano i conduttori in equilibrio elettrostatico, queste due armature si troveranno allo stesso potenziale, saranno un unico conduttore che quindi ha lo stesso potenziale in tutti i punti. Quindi non c'è differenza di potenziale tra questa armatura e questa armatura, c'è differenza di potenziale però tra la prima armatura e la seconda e poi tra la terza e l'ultima. Ci sono cariche su queste armature? Beh, globalmente no, perché chiaramente essendo un unico conduttore non collegato in alcun modo con l'esterno, non ci può essere flusso di cariche, però è anche vero che all'interno di questo conduttore ci può essere una ridistribuzione delle cariche già presenti. Cioè, se il conduttore è anche elettricamente neutro, noi possiamo avere, se sulla prima armatura ci sono delle cariche positive, su questa armatura si formeranno delle cariche negative attraverso una fuga di cariche positive verso l'altra armatura collegata. Quindi quello che succede è che si vanno a generare per induzione elettrostatica cariche negative su questa armatura e cariche positive su questa. Il sistema delle due armature è globalmente elettricamente neutro, ma con le cariche ridistribuite. Quindi complessivamente avremo una distribuzione di cariche di questo tipo: carica Q, carica meno Q, carica più Q e carica meno Q.
Vediamo quindi che tra un condensatore e l'altro non c'è differenza nella quantità di cariche. Quindi non abbiamo un vantaggio in termini di accumulo di carica nel collegare due condensatori in serie. Vediamo quindi come si comporta questo sistema di condensatori in termini di capacità equivalente. Che vuol dire capacità equivalente? Se noi mettessimo un unico condensatore anziché quei due e a questo condensatore applichiamo la stessa differenza di potenziale delta V, qual è la capacità che deve avere il condensatore equivalente per avere la stessa carica Q? Quindi la capacità equivalente è determinata dalla carica Q presente su tutti e due i condensatori collegati in serie, diviso la differenza di potenziale globalmente applicata ai due sistemi di condensatori. È pur vero che la definizione di capacità è applicabile anche ad ogni singolo condensatore. Quindi noi abbiamo che la capacità del primo condensatore e la capacità del secondo condensatore obbediscono a questa regola. C1 è data dalla carica Q fratto la differenza di potenziale delta V1 presente tra le armature del primo condensatore e C2 allo stesso modo è dato da Q su delta V2. A questo punto osserviamo una cosa: la differenza di potenziale delta V si può vedere come somma della differenza di potenziale sul primo condensatore e la differenza di potenziale sul secondo. Infatti la differenza di potenziale delta V si ottiene sommando la variazione di potenziale che c'è tra la prima e la seconda armatura, e poi, siccome la seconda è lo stesso potenziale della terza, bisogna sommare la differenza di potenziale, il salto di potenziale che si ha tra la seconda, ovvero la terza, e quindi l'ultima armatura. Per cui delta V è semplicemente delta V1 più delta V2. Si sommano le differenze di potenziale, le cariche sono uguali. Allora noi abbiamo questo: se andiamo a sostituire questa espressione della differenza di potenziale nella definizione di capacità equivalente, ci ritroviamo con questo risultato. La capacità equivalente è uguale alla carica totale presente sulle armature diviso la differenza di potenziale delta V1 più la differenza di potenziale delta V2. D'altro canto, ognuna di queste due differenze di potenziale può essere calcolata da questa relazione e da questa relazione. Se noi andiamo a prendere queste due relazioni e le andiamo a piazzare qui, C1 uguale Q su delta V1 ci permette di dire che la differenza di potenziale delta V1 è calcolabile come Q su C1 e analogamente la differenza di potenziale delta V2 è data da Q su C2. Prendiamo queste differenze di potenziale e le andiamo a piazzare qui. Otteniamo capacità equivalente uguale Q fratto Q su C1 più Q su C2, ovvero Q fratto Q per 1 su C1 più 1 su C2. Qui andiamo a semplificare la carica. Quindi vediamo che la capacità equivalente non dipende dalle cariche che abbiamo messo sulle armature. E abbiamo che la capacità equivalente si ottiene con questa relazione, 1 su C1 più 1 su C2, che poi porta, facendo il minimo comune multiplo, a C1 C2 fratto C1 più C2. Se risulta difficile ricordare questa relazione, si può osservare che invertendo questa è possibile osservare che il reciproco della capacità equivalente è dato dalla somma dei reciproci delle singole capacità. E questo vale anche se si collegano in serie più condensatori, cioè se io dovessi collegare tre o più condensatori con capacità C1, C2, C3, avrei per la capacità equivalente lo stesso risultato. Cioè 1 su C equivalente sarebbe uguale a 1 su C1 più 1 su C2 più eccetera, sommando tutti i reciproci delle capacità equivalenti. E a questo punto possiamo osservare una cosa: questo risultato ci porta facilmente a vedere che la capacità equivalente è minore delle capacità dei singoli condensatori. Come si vede questo? Beh, basta scrivere il risultato in una forma leggermente diversa. Se la capacità equivalente è C1 C2 fratto C1 più C2, possiamo evidenziare una sola delle due capacità e scrivere il rapporto mettendo la capacità C2 al numeratore e la somma al denominatore. Ora è evidente che se noi
Al denominatore abbiamo C2 più sommata un'altra capacità e al numeratore abbiamo soltanto C2, questa frazione è certamente minore di 1. Ne segue che questa frazione moltiplicata per C1 è certamente minore di C1. In modo assolutamente analogo, isolando C2 invece di C1, è possibile vedere che la capacità equivalente è minore, oltre che di C1, anche di C2. Quindi un collegamento di questo tipo in serie permette di ottenere una capacità minore di tutte le capacità collegate fra di loro. Se io volessi invece aumentare la capacità del sistema collegando fra di loro diversi condensatori e sfruttando le loro capacità, che tipo di collegamento dovrei utilizzare? Beh, in questo caso ci torna utile un collegamento in parallelo. Il collegamento in parallelo è così fatto: anziché collegare di seguito le diverse armature, si collegano insieme le prime armature di tutti e due i condensatori insieme fra di loro e poi le seconde armature dei due condensatori vengono collegate fra di loro. Dopodiché il sistema delle prime armature e il sistema delle seconde armature vengono separatamente collegati eventualmente ai poli di un generatore. Che genera una differenza di potenziale delta V. La caratteristica quindi del collegamento in parallelo è che le prime armature dei due condensatori si trovano certamente allo stesso potenziale, visto che sono collegate tra di loro. Le seconde armature di tutti e due i condensatori, anch'esse si trovano allo stesso potenziale. Il risultato è che la differenza di potenziale sul primo condensatore con capacità C1 e la differenza di potenziale sul secondo condensatore con capacità C2 è la stessa, cioè tutte e due hanno differenza di potenziale delta V. Delta V1 uguale delta V2 uguale delta V, un po' quello che è successo con le cariche nel collegamento in serie. Per quanto riguarda le cariche, invece, i due condensatori collegati in parallelo raccolgono cariche in modo indipendente, cioè le cariche che sono presenti sul primo condensatore non sono quelle che sono presenti sul secondo. Quindi il generatore deve fornire carica sia al primo condensatore che al secondo in modo separato, sia sulle prime armature che sulle seconde. Il risultato è che la carica contenuta su tutti e due i condensatori è data dalla somma delle cariche presenti sul primo e sul secondo. Quindi nel collegamento in parallelo si inverte la situazione. Le differenze di potenziale sono tutte uguali, le cariche si sommano. Nel collegamento in serie invece abbiamo sommato le differenze di potenziale e avevamo la stessa carica su tutti i condensatori. Questo porta a definire la capacità equivalente di nuovo come rapporto fra la carica totale fratto la differenza di potenziale globale, solo che stavolta è la carica totale ad essere la somma di Q1 più Q2, diviso una differenza di potenziale comune. Ora è chiaro che, ancora una volta, C1 è sempre il rapporto della carica sulla differenza di potenziale delta V1, che poi è delta V, e C2 allo stesso modo è Q2 su delta V2. Ne segue che nel calcolare la capacità equivalente, al posto di Q1 possiamo mettere il prodotto per ottenere Q1 di C1 per delta V1. Quindi qui abbiamo C1 per delta V1 più per la carica Q2 stessa cosa, si fa C2 per delta V2, tutto diviso per la differenza di potenziale. Qui entra in gioco chiaramente questa relazione, tutte le differenze di potenziale sono uguali. Di conseguenza possiamo sostituire delta V al posto di delta V1 e delta V2 e abbiamo C1 delta V più C2 delta V fratto delta V. Trattandosi di un fattore comune, delta V può essere semplificato e otteniamo per la capacità equivalente il risultato semplice di C1 più C2. Quindi la capacità equivalente di due o anche più condensatori collegati in parallelo è la somma delle singole capacità. Ed è chiaro che in questo caso la capacità equivalente è superiore alle singole capacità, visto che si sono sommate. Come si procede nel caso in cui ci possono essere più condensatori collegati fra di loro in modo misto? Facciamo un esempio. Un esempio potrebbe essere questo. Abbiamo due condensatori collegati in serie e questo sistema dei due condensatori è collegato in parallelo con un terzo condensatore. Dopodiché questo intero sistema, il sistema dei tre condensatori, viene collegato a un generatore all'esterno.
Quindi la differenza di potenziale delta V è applicata all'insieme dei condensatori. Quanto vale la capacità equivalente in questo caso? Cioè, qual è la capacità dell'unico condensatore da sostituire al posto di questi tre per avere la stessa quantità di carica accumulata a parità di differenza di potenziale? Si può procedere conoscendo i risultati che abbiamo appena ottenuto sui collegamenti in serie e in parallelo, lavorando per singole parti. Laddove abbiamo collegamenti certamente in serie e certamente in parallelo, possiamo operare come abbiamo già visto. Qui, per esempio, ci sono due condensatori in serie. Se le capacità di questi due sono C1 e C2, e poi abbiamo C3 per il terzo condensatore, abbiamo per questo sistema una capacità equivalente che chiamiamo C12, che si può ottenere con la somma dei reciproci. Quindi 1 su C12, aspettate un attimo, scrivo meglio l'uguale, altrimenti non si capisce. È uguale a 1 su C1 più 1 su C2. O anche C12 uguale a C1 C2 fratto C1 più C2. Dopodiché ci ritroviamo con un sistema che potrebbe essere sostituito da questo semplificato. Al posto dei condensatori C1 e C2 possiamo immaginare di avere un unico condensatore con la capacità C1 C2, collegato adesso in parallelo col terzo condensatore con capacità C3. Visto che adesso c'è un collegamento in parallelo, la capacità equivalente complessiva si ottiene sommando le due capacità dei condensatori C12 e C3, visto che si tratta di un collegamento in parallelo. Quindi abbiamo C12 più C3 e la capacità si ottiene sommando C1 C2 fratto C1 più C2 con la capacità C3. Si possono fare tanti altri esempi di collegamenti misti, l'importante è in ogni situazione come questa andare a separare le varie parti laddove è possibile individuare collegamenti in serie e in parallelo. Occorre fare attenzione però, perché è facile cadere in un tranello di questo tipo. Se riconsideriamo il nostro sistema dei tre condensatori, con i due in serie e il terzo in parallelo con i primi due, si potrebbe essere tentati di considerare ad esempio, il primo e il terzo condensatore come collegati in parallelo tra di loro. E poi si è portati a calcolare la capacità come C1 C3 uguale C1 più C3. È evidente che in un caso del genere ci troveremmo poi a trovare un risultato diverso da quello che abbiamo ottenuto qui. Come si risolve questo apparente paradosso? Posso eseguire questa operazione? In effetti no. Questo perché i condensatori C1 e C3 non sono affatto collegati in parallelo. Il collegamento in parallelo richiede che i condensatori 1 e 3 abbiano applicato la stessa differenza di potenziale. Qui così non è, perché la differenza di potenziale delta V, mentre sul condensatore con capacità C3 è applicata per intero, tra un'estremità, tra un'armatura e l'altra, tra i condensatori C1 e C2 la differenza di potenziale, come abbiamo visto, è distribuita, cioè c'è una differenza di potenziale delta V1 applicata al primo e una differenza di potenziale delta V2 applicata al secondo, e la differenza di potenziale totale è data dalla somma delta V1 più delta V2. Quindi i condensatori 1 e 3 non si possono considerare collegati in parallelo in quanto hanno applicata all'estremità una diversa differenza di potenziale. Per avere il collegamento in parallelo, la seconda armatura del primo condensatore e la seconda armatura del secondo condensatore devono essere collegate fra di loro, e qui invece non c'è il collegamento, in quanto abbiamo l'interruzione dovuta al secondo condensatore. Quindi attenzione a come si individuano i sistemi di condensatori collegati in serie e in parallelo quando ci sono collegamenti più complessi.